fate dire ai 250 uffici comunali, ogni volta che avete un dato, datecelo. Innanzitutto, già ho detto forse anche qualche altra volta, le pubbliche amministrazioni pensano che i dati siano personali, cioè che non vanno dati al cittadino. Invece dato si chiama dato perché va dato, altrimenti si chiamava tengo perché me lo tengo. Che se una legge... La cosa più semplice che abbiamo cercato di fare era con l'anagrafe. Quando c'è stato le votazioni europee, avevamo persone che avevano circa 150-200 anni. A Napoli si vive bene, insomma. In realtà ci siamo resi conto che una buona parte di questi, perché siamo a conoscenza di queste cose, perché abbiamo fatto una query sul database dell'anagrafe, ha detto vediamo chi è il più vecchio che ci sta a Napoli. E una decina di loro aveva quasi 200 anni, insomma. Ci siamo resi conto che erano poi una tipologia ben precisa, cioè erano persone che erano single, non avevano più familiari. Si è presupposto ovviamente che queste persone siano partite senza dichiarare che sono andate all'estero, siano decedute, perché 200 anni immagino siano decedute, e quindi si fa una cosa che esiste se sono state, tra virgolette, decedute in ufficio. Questo l'abbiamo fatto perché si sono aperti i dati e abbiamo potuto leggere. Quindi abbiamo creato alcuni set di dati, che adesso vi faccio vedere, questo qua è il portale, l'abbiamo divisi per argomenti. Ci sono comuni che hanno molti più dati rispetto a noi, perché stanno un po' più avanti. Noi almeno siamo partiti, già questo è un buon punto. Ambiente, amministrazione, demografia, personale, polizia municipale e tributi. Quante multe si fanno a Napoli, per esempio? Multe auto si fanno a Napoli? Ditemi un numero al mese, quante multe si fanno? Ne facciamo 100.000 multe, facciamo circa 100.000 multe l'anno. In realtà vi sembra strano, ma la polizia municipale e l'ufficio anagrafe non aprivano i dati tra di loro, cioè io facevo 100.000 multe, ma era difficile che riuscivo a capire di chi erano quelle multe. Abbiamo uno per esempio che ha circa 200.000 euro di debiti col Comune di Napoli per multe ZTL, che non riusciamo a capire questo dove è nato, per farvi l'esempio, insomma. Quindi, ecco, l'apertura dei dati è fondamentale non solo per la pubblica amministrazione, ma anche per i cittadini. Abbiamo incominciato a pubblicare anche i bandi di gara, quindi la trasparenza della pubblica amministrazione. Ogni bando di gara si può scaricare, si può elaborare. Sovvenzioni, contributi, sussidi. Lo stradario del Comune di Napoli. Vi sembra strano, ma lo stradario non era aperto in tutti gli uffici comunali. La polizia municipale utilizzava uno stradario, l'anagrafe è un altro stradario, tributi un altro stradario. Una persona poteva abitare effettivamente in tre luoghi diversi, ma era la stessa via, cioè via diversa ma stessa cosa. Per farvi un esempio, la polizia municipale per qualche anno ha fatto multe a via dell'aeroporto civile, che non esiste, e si chiama via Ruffo di Calabria. Perché? Perché era una vecchia dicitura e qui sono state annullate. L'apertura dei dati quindi è stata fondamentale anche per far comunicare i vari uffici comunali tra di loro. Un lavoro immane. Abbiamo scoperto che ci sono alcune strade che non hanno nome, altre invece che hanno nome di persone viventi. Vabbè, lasciamo stare. Ecco qua, questo è un esempio. Forse questa è la prima volta che si vede una cosa del genere. I dataset dell'anagrafe. Quanti ne siamo a Napoli? Siamo 960.000 circa, oscilliamo più o meno. Finalmente sappiamo anche quanti ne siamo. Si sapeva questo, ma in realtà non si sapeva una certezza matematica. Sappiamo quante persone nascono mese per mese, quanti sono i deceduti, quanti sono i nuovi arrivati, iscritti, e quali sono quelli che vanno via. Più o meno il saldo è più o meno pari, fortunatamente. Ci aggiriamo poco sotto il milione di abitanti. Questo è un dato fondamentale, perché andandolo ad incrociare poi con quello dei tributi, ti trovi una quantità di cittadini nettamente minore, quindi vuol dire che qualcuno ovviamente si trova nell'anagrafe ma non si trova nei tributi, e da qui è nata poi la lotta all'evasione che stiamo cercando di portare avanti. Se ciò, ecco qua, sul sito del comune, l'indirizzo è opendata.comune.napoli.it, potete prelevare tutti questi dati qua. Una delle cose più curiose che sono capitate è che alcune aziende, in base a Napoli se nascono più femmine o più maschi, si basano anche su come devono porre commercialmente i loro prodotti. Faccio un esempio: se io so che a Napoli nascono più femmine, farò più carrozzini rosa. Quindi anche non solo la pubblica amministrazione attinge e ha dei benefici, ma anche il privato, il mondo, il mercato riesce ad attingere a queste informazioni.
prova, appena si parla di multiauto subito si leva il microfono, che è la piaga, diciamo, poi ve ne dico una perché noi siamo molto furbi su questo. La polizia municipale, abbiamo pubblicato tutto ciò che fa la polizia amministrativa. Noi ci lamentiamo a Napoli che la polizia municipale normalmente non c'è mai, è assente, i vigili stanno tutti quanti al vomero e non stanno a Ponticelli, lo diciamo sempre questa cosa. In realtà la polizia municipale non fa soltanto attività di controllo stradale, la polizia municipale fa tutta una serie di attività, lo dico da cittadino napoletano, dove noi diamo qualche problema. Scarichi abusivi, fogne, copertoni, oggi che c'è anche la manifestazione Terra dei Fuochi, quindi seguono i furgoncini che vanno a scaricare, fanno attività notturna, cioè li teniamo impegnati purtroppo per delle attività che con un minimo di civiltà in più forse potrebbero essere un po' più liberi. Merci sequestrate, ultima notizia, è il centro commerciale che stava passando giorno a Teruccio, che è stato sequestrato, centro commerciale famosissimo, che forse molti lo vediamo, anche dall'autostrada, era completamente abusivo, il centro commerciale di cinesi era completamente abusivo. E quella è un'attività che ovviamente richiede mesi di lavoro. Tutti questi dati sono stati pubblicati anche per dimostrare ai cittadini che è vero che ci sta, non diciamo che tutti sono dei attenti lavoratori, non della polizia municipale, in generale, anche tra noi ci saranno sicuramente, ci sono bravi cittadini e pessimi cittadini. Anzi, io devo fare un richiamo perché ho visto che se c'è l'istinico qua si sarebbe un po' innervosito, non c'era la raccolta differenziata, abbiamo messo tutto la plastica, i bicchieri, le bottiglie nell'umido, diciamo. Vabbè, non arriverà la multa, non diventa polizia ambientale, però è una cosa che insomma che lì la troviamo. Vi dico anche il problema della polizia municipale, noi abbiamo i parchi telematici per far vedere come siamo intelligenti e quanto dobbiamo essere furbi. I parchi telematici, voi sapete, passate con la macchina, scatta la fotografia, riconosce la targa e ad un certo punto la polizia municipale, quando abbiamo aperto il varco di Piazza Dante, che facciamo circa 2000, il comune fa circa 2000 multe al giorno ancora, cioè noi siamo proprio 2000 in primo giorno, normalmente tu c'è il picco il primo giorno e poi la gente si impara e tu, invece noi siamo costanti, cioè non mi passavo Piazza Dante, cioè non sono d'accordo ma già passato. A un certo punto ci siamo resi conto che chiamavano, che si lamentavano molti cittadini di Padova, di Milano, e dicevano, ma insomma avuto a Napoli, eppure mi avete messo la multa. Vediamo la fotografia, effettivamente la fotografia era di quella targa, avete detto, le targhe clonate un'altra volta. Cioè, poi ci siamo resi conto che le targhe avevano una caratteristica, e qua viene la furbizia napoletana, tutte le targhe che sono per esempio CCF47 eccetera, la F con l'asse isolante si fa un'altra barretta sotto e diventa CE74 eccetera, quindi quello là è un'altra targa di uno di Milano semmai. Quindi immaginate che voi avete polizia municipale che non è impiegata lì in attesa che la scatta la fotografia, la vede, fanno la visura anagrafica, vedo che è di Milano e cerca poi di rincorrere, cioè è un casino che noi creiamo, non sto difendendo la polizia municipale, però per farvi capire che l'apertura di questi dati ci ha fatto capire che molte, stranamente, perché poi ovviamente tu devi fare ricorso, cioè quel povero di Milano deve fare ricorso, poi tu dici no, guarda, sei passato, cioè anche questo, come fai a dire no, qualcuno ha messo un asse isolante. Quindi vuol dire che ci sono un'attività investigativa abbastanza forte. Ecco, l'open data serve proprio a questo, serve non solo a noi per cercare di trovare gli evasori o i furbetti, ma serve anche per dimostrare ai cittadini tutto il lavoro che c'è dietro. Noi non siamo una città facile, diciamoci la verità, insomma, ci mettiamo il nostro. Ovviamente c'è pure i tributi, voi sapete che noi siamo un comune abbastanza indebitato, tutti i record ci abbiamo noi ovviamente. Il debito è di circa 1,6 miliardi, un debito mostruoso che ci abbiamo, però fortunatamente ancora riusciamo a camminare. Grazie agli incroci con i servizi tributari riusciamo a sapere oggi, cioè il cittadino sa oggi quando si riesce a riscuotere dei tributi. Qui ci sarebbe un mondo da dire, qua sarebbe fare solo una conferenza sui tributi perché io sono informatico di base, per cui però ho dovuto fare una conoscenza delle furbizie più incredibili, dal civico autoassegnato alla via autoassegnata, cioè vuol dire che io quando vado là dico no, io abito a via Felice Balsamo, cioè la via non esiste praticamente, è dichiaro sta cosa, poi parla a chiappa a quello ovviamente. Quindi grazie a questi dati stiamo riuscendo anche a fare una buona lotta all'evasione, sia per l'elusione, cioè quelli che praticamente sono completamente sconosciuti, sia per quelli là che ovviamente non pagano i tributi.
grazie a questi tributi che si sono pagati, si sono comprati anche un po', si sono rimessi un po' in circolo i pullman, per farvi esempio, insomma, cioè, sembra strano, ma alcuni bus oggi circolano proprio grazie ai finanziamenti che arrivano qua, oltre a, ad altre entrate. Una delle cose più, questa è quasi finita questa parte di open data, poi ritornerò un po' al passato, una delle cose più interessanti che stiamo facendo è il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Noi cittadini non sappiamo, ma non lo sappiamo nemmeno il Comune, diciamo, questo lo dico con orgoglio, di avere il patrimonio immobiliare più grande d'Italia. Noi abbiamo sempre tutti i record, abbiamo anche il patrimonio immobiliare, cioè noi cittadini siamo proprietari. Voi sapete quanti immobili siamo proprietari noi? Non lo sappiamo nemmeno il Comune. Quindi ci siamo accorti, siamo proprietari di circa 64.454 immobili. Considerate che prima di noi, cioè dopo di noi, ci sta Palermo che ne ha 33.000. Cioè abbiamo un patrimonio immobiliare dove potremmo essere un, se fosse gestito ovviamente in maniera perfetta, un patrimonio immobiliare, anziché Napoli, potremmo chiamarci Ginevra, insomma, con tutti i soldi che potremmo farci. E da poco tempo, da circa un anno, il patrimonio immobiliare è diventato nuovamente gestione del Comune di Napoli. Prima lo gestiva un'azienda privata, adesso lo gestisce il Comune di Napoli. Grazie a questi dati, ne faccio vedere alcuni, siamo riusciti a capire le nostre proprietà. Cioè noi cittadini siamo proprietari di 64.000 immobili. Abbiamo scoperto anche di avere un immobile all'estero, ovviamente, perché sono tutte donazioni che ci fanno, non si sapeva, l'abbiamo scoperto. Questi sono alcuni dei comuni dove abbiamo proprietà. Queste qua sono alcune caratteristiche. Abbiamo scoperto di avere cappelle, una caserma, una cantinola ad uso esclusivo. Sono soltanto alcune delle cose che abbiamo scoperto di avere. Una aiuola, due conigliere, cioè una cosa micidiale, insomma. È ovvio che tutto questo non è che voi 64.000 immobili andate a vedere tutti i fogli di carta avete trovato, c'è una squadra di persone che sta vedendo immobile per immobile, tutta una storia che c'è dietro, per problema casa è piuttosto forte a Napoli ovviamente, per cui spesso si legge sui giornali, ma il Comune oggi lo sappiamo, da un anno circa lo sappiamo e stiamo intervenendo. Quindi diciamo il patrimonio immobiliare è un'altra delle cose che noi pensiamo di mettere online, perché è bene che i cittadini sappiano qual è il loro patrimonio, qual è lo stato in cui si trovano questi immobili. Poi ci sta tutta una serie di attività che si sta facendo. Abbiamo l'ascensore pubblico, questo è il totale. In provincia di Napoli abbiamo 5.293 immobili, mentre invece a Napoli abbiamo 59.494. Si sta controllando un immobile per volte, è un mio lavoro che non vi lascio immaginare. Ecco, tutto questo sistema, come viene gestito dell'open data e quant'altro? Viene gestito con una macchina virtuale, no, questa ho unito due, si sono un po' invertite le slide, vabbè. Viene gestito tutta una macchina virtuale con un CMS fatto in PHP, un database MySQL, e basta. Questo è un altro argomento, si è saltato un po' la foto, diciamo la slide, perché l'open data l'ho terminato e volevo parlarvi di un altro argomento, risparmi che stiamo cercando di fare proprio sull'open source. Questo passiamo un po' sull'open source. Quando siamo arrivati noi, l'amministrazione voleva che i consigli comunali venissero trasmessi in diretta. Considerate che io non sapevo nemmeno che cos'era un consiglio comunale, per cui avendo fatto la campagna elettorale per l'attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, facevo le dirette web a Piazza Dante, queste cose qua, e si pagava 100 euro, insomma, questa cosa. Quando siamo arrivati al Comune c'era un contratto con una precedente azienda, ogni diretta web costava circa 6.000 euro. Ogni diretta web del consiglio comunale, considerate che si fanno circa 2 al mese, 12.000 euro al mese, forse chiamavano qualche attore importante, non lo so, non lo immagino. Per cui vengo chiamato per dire: guarda, cassa c'è una delibera che ci dice che ogni diretta costa 6.000 euro, ma noi a Piazza Sano quando la pagavamo? Ho detto: guarda, 6.000 euro non li pagavamo sicuramente, perché ce le mettevo io. Quindi. E quindi abbiamo messo su un portale web, ecco, questo è quando si pagava, questo un portale web per fare video, la web TV del Comune di Napoli. E il Comune di Napoli aveva una web TV che costava circa 70.000 euro l'anno di gestione, era un software proprietario, eccetera, eccetera. L'abbiamo buttato giù, abbiamo fatto un CMS in PHP, utilizziamo, se ricordo bene, un CMS proprietario, diciamo, cioè fatto da noi, insomma, internamente, velocemente, un database MySQL. I video non vengono più caricati su un NAS
che occupava 4 tera, 5 tera di roba, una cosa micidiale, occupava una banda esagerata, perché i video li trasmettevamo noi con la nostra banda. Abbiamo fatto la cosa più semplice del mondo, cioè abbiamo fatto un account YouTube e abbiamo messo i video su YouTube. Una cosa che... Tutto sto sistema funziona con una macchina virtuale che ha 512 mega, un core e 20 GB di hard disk. In realtà 20 giga sono più che altro perché era il minimo indispensabile per fare tasto destro crea macchina. In realtà il PHP è il codice con cui è stato scritto sul CMS e pochi mega, insomma. Questo è il portale della Web TV del Comune di Napoli, che funziona, dove vengono proiettate, vengono creati i servizi tutti i giorni. Viene fatto con dipendenti comunali interni, quindi abbiamo risparmiato 70.000 euro. Considerate che attorno ai 70.000 euro sembra un risparmio minimo. Diciamo che la somma che è totale, innanzitutto, perché attorno ai 70.000 euro c'era poi una sede esterna che veniva pagata. In realtà tutto questo veniva a costare circa 300-400.000 euro l'anno di costi. Quando invece con un CMS gratuito te lo fai tutto quanto subito. Questo è il CRM per accedere. Qua fanno tasto destro, creano un video, inseriscono il video, inseriscono il codice YouTube e pubblicano il video. Quindi in realtà non c'è più un'azienda esterna, è un dipendente comunale che da solo in autonomia fa questo. Questa è la pagina YouTube del Comune di Napoli che abbiamo creato, quindi nulla di particolare. Ok, quindi questo era un esempio di open data, prima abbiamo visto un esempio di open data, poi un esempio di open source che abbiamo utilizzato, quindi non utilizziamo più sistemi proprietari. Voglio tornare a un argomento che abbiamo toccato l'anno scorso, forse Gianfilippo si ricorda, era quello del Wi-Fi. L'anno scorso noi abbiamo annunciato che Comune Napoli, anche lui, estendeva il wifi in tutta la città, eccetera eccetera. Voi l'avete fatto? Sì, l'abbiamo fatto, insomma, almeno una volta che facciamo una cosa cerchiamo anche di dirlo. Nel 2012 in realtà l'idea era ben diversa, era quella di comprare un sistema Radius di autenticazione open source, cioè di comprare, di prendere un sistema open source e comprare soltanto gli access point da esterno, da interno, quindi avere quei costi. In realtà che mese era quando ci siamo visti l'anno scorso? Più o meno lo stesso 27 ottobre, sembra data del matrimonio, insomma, una cosa. 27 ottobre ci siamo visti e qualche mese dopo la Corte dei Conti ci dice: guardate, voi avete un debito troppo alto, scopriamo di avere un debito molto alto, non potrete più fare nessuna spesa se non indispensabile, quindi soltanto scuole, autobus e niente. Quindi wifi ovviamente, per quanto sia bello e importante, non è considerato fondamentale. E beh, vabbè, non faccio niente, è stato un piacere, abbiamo fatto una bella figura a presentarlo a Linux Day nel 2012. Poi a un certo punto ci è venuto in mente una cosa, detto: ma scusate, ma Napoli, ogni volta che succede una cosa a Napoli è sempre negativa. Cioè, fateci caso, se si sparano a Milano, si sono sparati vicino a Napoli, perché sta a 700 km, cioè una cosa è sempre Napoli. Sempre succede. Ho detto: ma visto e considerate che Napoli fa così notizia, ma non è che la fa pure in bene. Facciamo una cosa, diciamo che estendiamo il wifi. Facciamo il wifi gratuito, facciamo un bando e diciamo: chi vuole installare il wifi, quindi un'azienda che voglia installare il wifi a Napoli, lo può fare a spese sue, il comune non ci mette nemmeno un euro, però può guadagnare dalle pubblicità. Cioè sul bannerino, sul portatile, sul smartphone, insomma, di chi naviga, l'azienda che ci mette il wifi, ci mette la connettività e ci mette l'assistenza tecnica e tutto il sistema, guadagna dai banner pubblicitari. Ci hanno detto: ma siete pazzi, non si presenta nessuno, è l'unico comune d'Italia che fa una cosa del genere, nessuno verrà. Abbiamo fatto il bando dove dicevamo: guardate, noi vi diamo dei punti, che è Lungomare, Piazza Garibaldi, Molo Beverello, 12 biblioteche e il PAN. Le aziende che vogliono installano l'access point, noi non vi diamo una lira, quindi la connettività ve la pagate voi, l'access point ve la pagate voi. L'unica cosa che potete fare è marginare sui banner pubblicitari, che noi, a parte di non avere dei canoni, cioè non avere pornografia e quant'altro, però i banner pubblicitari è margine vostra. Sono arrivate 7 offerte, tra cui 4 di aziende estere che coprono Londra, coprono Barcellona, eccetera eccetera. Ha vinto un'azienda, ma per puro, cioè fortunatamente, di Giuliano, quindi vicino a Napoli. E alla fine abbiamo iniziato a fare il nuovo wifi, che in realtà non costa nulla. Considerate che Londra, che è la città dove ci sta più wifi, copre quasi tutta la zona, Londra ha